Come già annunciato, è già al telefono che ci aspetta in questa mattinata l'onorevole Luigi Di Maio. Grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Naturalmente a tutti. Movimento 5 Stelle, lo dobbiamo giustamente ricordare, ma insomma credo che lo sappiano tutti o in molti. Dicevamo, partiamo ovviamente dalla stretta attualità. La situazione greca, a noi piacerebbe capire cosa ne pensa e come si muoverebbe lei in questa situazione. Beh, in questo momento l'unica cosa che ha fatto il primo ministro greco è chiedere ai cittadini greci se accettare o meno la proposta che proviene dalla cosiddetta troica, cioè da coloro che dovrebbero fare questo prestito alla Grecia per cercare di affrontare le prossime spese del bilancio greco. E è una scelta democratica perché coinvolgerà non solo le casse dello Stato, ma anche una serie di azioni che riguardano le pensioni, che riguardano gli stipendi, cioè se io devo accettare dei soldi da colui che me li presta e colui che me li presta mi chiede di fare delle riforme lacrime e sangue per questo paese, è giusto che io chieda ai miei concittadini. Pensiamo se avessimo fatto un referendum quando dovevamo fare la riforma Fornero o quando dovevamo aumentare l'IVA. Prima io devo chiedere ai miei concittadini se sono d'accordo. La cosa che lascia di stucco è che BCE, Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale, quando hanno sentito che Tsipras chiedeva ai suoi concittadini di decidere attraverso un referendum, hanno tagliato i ponti e hanno fatto saltare il tavolo. Allora io voglio capire con chi stiamo avendo a che fare. L'Unione Europea o la Banca Centrale Europea prediligono la democrazia o credono che i paesi siano un bancomat a cui chiedere soldi in cambio di qualche, dare soldi in cambio di qualche riforma? Onorevole Di Maio, ma però, chiedo scusa per il ma però, si arriva a questa decisione dopo mesi di trattative. Il referendum allora poteva essere chiesto prima. È giusto scaricare sulla pelle di un popolo terrorizzato oggettivamente in questo momento una decisione che spetta ai governi, da che mondo è un mondo, dire di sì o dire di no? E le chiedo anche, allora, onorevole, sì, no, se vuole rispondermi, dovessero sì vincere i sì, Tsipras dovrebbe andare sì via. Ma io credo che non dovrebbe andare via, perché in questo momento lui sta sottoponendo una proposta giunta alla fine delle trattative, perché ricordiamoci che le trattative vanno avanti ormai da mesi e ognuna delle due parti, anche se sono quattro le parti al tavolo, ma diciamo troica e Grecia, ognuna delle due parti ha cercato di ottenere il risultato migliore. Adesso si è arrivati al punto di non ritorno, nel senso che oltre questa trattativa non si può andare, e giustamente il premier greco sottopone ai cittadini la sua scelta, soprattutto in un paese in cui fino ad ora, quando i governi hanno preso delle decisioni, ricordiamoci che lì, per effetto di questi prestiti che venivano dal Fondo Monetario Internazionale, dalla BCE e dall'Unione Europea, a un certo punto alle famiglie si è tolta l'acqua, si è tolta l'elettricità, si è chiusa la TV di Stato. Qui stiamo parlando di decisioni che forse noi ancora non possiamo capire, ma in piccola scala tante piccole riforme Fornero che hanno devastato la vita dei greci. E in questo momento un premier che chiede ai suoi concittadini cosa fare è un premier che sta riscoprendo il valore della democrazia e della volontà popolare. Se i cittadini greci dovessero decidere di accettare queste linee di credito che vengono dalla troica, allora a quel punto il premier dovrà obbedire alla volontà dei cittadini, così vale il contrario. Ma noi questa cosa la dobbiamo riscoprire, perché in tutti questi anni anche in Italia abbiamo avuto una serie di iniziative politiche che venivano dai governi, ma nel bel mezzo di una crisi nella quale si prendevano delle decisioni che nei programmi elettorali dei partiti che ci governavano non c'era. Nessuno aveva mai detto di voler fare la riforma Fornero in campagna elettorale, quindi è giusto che quando fai una cosa del genere lo devi chiedere ai tuoi concittadini. Di Maio, torniamo a questioni un po' più italiane relativamente, perché mi piacerebbe parlare con lei della situazione migranti, della situazione Europa rispetto all'Italia, rispetto ai migranti, eccetera, eccetera. La situazione attuale, direi che è poco
non ha ottenuto particolari soluzioni in questo momento. Voi come vi ponete rispetto a questo? Quali sono le soluzioni che state immaginando per la situazione italiana? E ovviamente gli sbarchi continuano sulle nostre coste. Io credo che per risolvere questa questione ci siano due linee, una da seguire entrambe. Una è quella della contingenza, arrivano secondo Frontex 200.000-300.000 migranti nei prossimi due anni sulle nostre coste e noi non possiamo sobbarcarci la gestione di questi numeri. In sostanza addirittura Frontex, l'agenzia che si occupa della difesa delle nostre coste, parla addirittura di 500.000 migranti. Noi non abbiamo né una pubblica amministrazione in grado di fronteggiare le domande d'asilo di tutte queste persone, individuarne la provenienza, vedere se rimpatriarle, e tantomeno abbiamo un tessuto sociale pronto ad ospitare questi numeri, perché ricordiamoci che in Italia abbiamo 9 milioni di poveri italiani. Allora, quando si parla di sbarchi o di arrivi anche per altri modi, dobbiamo necessariamente pensare che quelli che arrivano qui non possiamo gestirli solo noi, ovvero dobbiamo fare una modifica al regolamento di Dublino in modo tale che se arrivano 100 migranti sulle nostre coste, 97 devono essere distribuiti negli altri paesi europei e 3 li gestisce l'Italia. Quindi il 3% lo gestiamo noi, il 97% vanno negli altri paesi. Ma questo ovviamente è un palliativo e si può ottenere se l'Italia fa un'alleanza con i paesi alla frontiera dell'Unione Europea, l'Ungheria, la frontiera sud-est, la Grecia, l'Italia, la Spagna, questi paesi si devono coalizzare, andare in Unione Europea e dire: o modifichiamo questo regolamento che oggi impone all'Italia di gestire tutti quelli che mettono piede sul nostro paese per la prima volta, oppure cominciamo a diminuire i trasferimenti di soldi verso l'Unione Europea. Io ho parlato con il sottosegretario agli esteri dell'Ungheria, che in questo anno hanno ricevuto 50.000 migranti attraverso la linea del corridoio balcanico e hanno deciso di sospendere il regolamento di Dublino perché sono allo stremo dal punto di vista degli ingressi. O l'Unione Europea se ne fa carico, oppure i paesi alla frontiera dell'Unione Europea cominceranno ad utilizzare i soldi che mandano all'UE per gestire l'emergenza. Per esempio, il fondo rimpatri in Italia è stato prosciugato dal governo Renzi, ma i rimpatri vanno fatti per coloro che non hanno diritto di stare qui. E allora i soldi da dove li prendiamo? Prendiamoli dai soldi che trasferiamo all'Unione Europea. Io non credo che bisognerà arrivare a questo, però come strumento di contrattazione internazionale, un'alleanza tra questi paesi che minacciano meno soldi all'Unione Europea è un modo per iniziare la contrattazione. Poi però qui stiamo parlando degli sbarchi e degli arrivi, noi dobbiamo fermarli gli arrivi e per questo dobbiamo necessariamente smetterla di foraggiare in Nord Africa, nell'Africa subsahariana, ma anche nei paesi dell'Arabia Saudita, di armi quelle zone. Noi siamo il primo paese esportatore di armi dell'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è il primo paese bancomat dell'ISIS, organizzazione terroristica che sta mettendo a ferro e fuoco un mucchio di regioni dell'Africa, causando l'instabilità che provocano i profughi. Quindi una nuova politica delle nostre aziende di armi. Onorevole Di Maio, prima di lasciarla andare le volevo chiedere, a proposito, lei ha citato l'Ungheria, che cosa ne pensi del muro? E poi, stamattina avrà ovviamente letto i giornali esattamente come noi, pagina 21, il Corriere della Sera, il più importante quotidiano italiano, titola: il leader da parte, sarebbe ovviamente Beppe Grillo, studia i nomi per l'obiettivo del governo Di Maio. Come si è sentito quando ha letto questo titolo? Questo titolo non l'ho ancora. Vabbè, allora l'abbiamo letto noi. Anticipato. Sta facendo la rassegna stampa, sì, lei. Sì, sì, personale. Non è male. Allora, sul muro io credo che sia un'azione provocatoria e pensi che io stavo incontrando il sottosegretario agli esteri dell'Ungheria proprio nel momento in cui il ministro degli esteri annunciava del muro. Io credo che non si faccia con i muri la lotta all'immigrazione clandestina. Io credo che si possa fare attraverso appunto alleanze europee dei paesi che soffrono di più questo fenomeno. Mentre per quanto riguarda la cosa che mi chiedeva prima, io so benissimo che il Movimento 5 Stelle, l'ho detto più volte, presenterà una squadra di governo prima delle elezioni, cioè i cittadini italiani potranno sapere chi saranno i ministri che li governeranno prima delle elezioni, potranno votarci
senza il rischio, per esempio, di votare un premier e poi trovarsene un altro. L'abbiamo visto negli ultimi anni, siamo al terzo presidente del Consiglio non eletto, non passato dalle elezioni, questo è il termine corretto. Non credo che Beppe Grillo si stia facendo da parte. L'impressione che avete, perché vedete anche noi, vedete nuovi volti del movimento oltre a quello di Beppe Grillo, ma noi l'avevamo sempre detto, questo movimento continua a crescere e più crescendo aumenta i suoi volti che servono a comunicare quello che vuole fare il movimento. Certamente. Io penso a tutte le battaglie fatte su Equitalia, non le ha seguite più Beppe Grillo, le ha seguite Carlo Sibilia, le battaglie per le piccole e medie imprese in cui abbiamo dato crediti alle imprese attraverso i soldi dei nostri stipendi, noi ci tagliamo gli stipendi e già a giugno 2000 imprese sono state aiutate con i soldi dei nostri stipendi, quelle le ho seguite io, non più Beppe Grillo, quindi ci siamo divisi i compiti, vedete più volti, ma questo movimento va avanti compatto insieme. Come lo vede Di Battista, sindaco di Roma? Ne abbiamo già parlato più volte. Noi abbiamo delle regole che dicono che se vieni eletto dai cittadini in un ruolo non puoi fare il salto della poltrona durante il mandato, è una questione di serietà. Se tu vieni eletto da una parte devi lavorare lì per realizzare il programma elettorale. Questa cosa non è possibile perché Alessandro Di Battista, lo dice prima lui, quindi non è che sto smentendo Alessandro, questa cosa non è possibile perché lui è stato eletto in Parlamento e per una questione di serietà deve concludere il mandato. Avremo modo di farvi conoscere altri Alessandro Di Battista che saranno nuovi candidati al Comune di Roma. Come altri Luigi Di Maio, prossimo presidente del Consiglio. Voglio dire questo. Del resto il Corriere della Sera che l'ha scritto, mica noi, è l'obiettivo del governo Di Maio. C'è già un governo Di Maio, abbia pazienza. Io non lo sapevo. Gliel'abbiamo detto noi. Grazie davvero all'onorevole Di Maio. Grazie a voi dell'ospitalità. A presto, buon lavoro naturalmente. Arrivederci.